Massimo Boccelli, volante, aspettativa? Pronti? Aspettativa, speriamo il podio. Speriamo il podio, grazie, grazie. Allora, siamo qui con Luca Salvadori, non ha bisogno di presentazioni. No, senti, però hai piazzato la seconda posizione. Seconda posizione, adesso sarà strano guidare sull'asciutto dopo che abbiamo fatto praticamente tutto il weekend sul bagnato. E 13 giri sono lunghi, quindi cercherò di gestirmela bello tranquillo. Però hai portato tanta gente. Ho notato che tanta roba, è bello, bello. No, allora, l'imbocca al lupo, io te lo faccio giusto per, ma non mi sembra che tu abbia bisogno. Però se riesci a fare il podio dobbiamo prepararci a inventare qualcosa, perché l'avevi promesso ieri mattina. Guarda, ti dirò, proviamo anche a fare il colpaccione. E allora non diciamo niente. Bocca al lupo, Luca Salvadori, grazie. Tutto pronto nella classe 1000 per l'inizio dell'ultima gara in quel del Trofeo MotoEstate, con un super Gini che parte dalla pole position, a suo fianco Luca Salvadori con la Naked, Ducati pronto all'impresa. Dietro, o meglio a fianco a loro, compare in griglia di partenza Nicola Ruggero, che ha dato grande spettacolo nella classe Race Attack 1000 e sarà anche in questo caso pronto a cercare di provare a giocarsela con tutti quanti gli altri piloti. Vanno ad accatastarsi in griglia di partenza tutta quanta la classifica di competizione della 1000. Mess, la bandiera verde che sventola dietro, si stanno per accendere tra poco i semafori, si spengono. L'impegno, la costanza, la lucidità da parte dei piloti per la partenza. Via, staccata, attenzione perché Usai è rimasto fermo. Alessandro Usai è rimasto fermo. Gini intanto si prende la prima posizione, ancora Salvadori cerca di passargli davanti. Noi lo ricordiamo che da questo punto di vista chi ha vinto la competizione è già Walter Bartolini, che si è assicurato la vittoria finale della competizione. Siamo al Cremona Circuit, 3700 metri di percorrenza, una gara che si preannuncia veramente ostica e complicata. Ne abbiamo parlato con tutti quanti i contendenti in gara. Lo Bartolo cerca di spuntare anche lui, stanno cercando un po' tutti quanti di andare un po' all'assalto di Gini, che si trova davanti. Intanto abbiamo subito un on board da parte di Luca Salvadori, che con la sua Naked ci ha dichiarato chiaramente a mezzo stampa: proverò a fare un risultato importante, cercando di scalzare Gini dalla prima posizione, cercando di tenere alle spalle Ruggero, che ha trovato un certo feeling, una certa performance con la sua moto, con questo circuito, asfaltando nella classe 1000. Abbiamo visto passare Cristini, abbiamo visto passare Perri, Boccelli, ce ne sono tanti di piloti, con Bartolini che cerca subito di riprendersi le posizioni che gli spettano, non riesce. C'è Donesana davanti a sé che gli sbarra la strada. Salvadori passa davanti, va davanti a tutti Luca Salvadori. Ci troviamo sul controrettilineo prima di affacciarci alla curva che ci permetterà di entrare in chicane prima dell'ingresso finale. Intanto siamo con Gabriele Perri, autore di una stagione interessantissima. Vediamo Perri che prova a scavalcarne due addirittura, cercando di andare a sfruttare la scia nel controrettilineo. Gabriele Perri forse non ci riesce, ma è subito buono l'approccio, aggressivo. Come aggressivo è Ruggero, che passa Salvadori prima della staccata e dell'incrocio del primo giro. Eccolo qua, completato il primo giro, 2 di 10, Gini, Ruggero, Salvadori. Salvadori in questo momento ha perso una posizione, ma sta anche studiando le mosse e le contromosse, cerca di andare esterno Salvadori, forse allarga tanto. Donesana a momenti lo infila, e allora Gini cerca in qualche maniera di provare a iniziare a scappare. Vediamo che cosa riusciranno a fare, anche perché la pressione che mette Luca Salvadori è una pressione importante, bellissima la cornice di pubblico che ha colorato il Cremona Circuit. Adesso appena abbiamo le immagini, anche grazie alla sapiente regia, possiamo andare a scorgere un ventaglio di persone, tantissime, che hanno colorato il Cremona Circuit. Grazie ai Trofei MotoEstate che hanno permesso tutto questo, grazie a chi organizza questa competizione da tanto tempo e lo fa con questa dedizione. Eccoli lì, li avete visti, una marea per assistere all'ultimo appuntamento del Cremona Circuit. Qui non ci si gioca la vittoria finale, ma ci si gioca una vittoria di prestigio. Mamma mia, che bella cornice di pubblico, che bella gara. Ruggero prova ad iniziare ad andare col fiato sul collo a Gini, con dietro Salvadori che cerca di farsi spalle e cerca di farsi spazio. Vediamo qui, e anche perché qua vai a sfruttare la scia di una moto che è un po' inferiore a livello di prestazioni di cavalli, però sicuramente proverà in tutte le maniere il buon Luca Salvadori a vendere cara la pelle. Ma ce l'aveva detto, era stato molto chiaro, molto diretto, molto conciso da questo punto di vista, non se la vuole far andare da un altro punto di vista. E allora occhio a quello che possiamo andare a vedere. Ancora altra curva, tra poco compare 3 su 10, e ci siamo ancora con Ruggero, Gini, Salvadori. Questo l'ordine, occhio a Ruggero perché può fare davvero la differenza. Lui l'ha fatta la differenza, lo ripeto, nella gara in cui Lorenzo Vox si è laureato campione della Race Attack 1000, ha condotto dall'inizio alla fine. Intanto andiamo con Gabriele Perri che sta cercando anche lui di riprendersi diverse posizioni, autore di una stagione interessante, travagliata in alcuni ambiti, in altri veramente felice. Ruggero sta provando ad allungare e allora Salvadori adesso deve iniziare a forzare, deve iniziare ad avvicinarsi perché sennò perde il contatto con la testa, testa che è detenuta da Ruggero, secondo Gini. Intanto andiamo anche con Walter Bartolini, campione BDB, campione 1000, ha fatto una stagione sensazionale, ha già confermato di presenziare ad entrambe le competizioni dall'anno prossimo. Siamo al terzo giro, è una gara davvero tiratissima, perlomeno si preannuncia così, anche perché si staranno anche abbastanza studiando i piloti, non ci sarà sicuramente degrado delle gomme. Ruggero sta provando ad andarsene, Salvadori incombe alle spalle con Gini. Abbiamo visto anche in precedenza Boccelli che sta cercando di contendere posizioni importanti per quanto riguarda la sua classifica di competizione. E andiamo con Iari Remoto che ha un piccolo buco davanti a sé, deve cercare di colmarlo, deve cercare di ricucire quello quel gap per riavvicinarsi a tutti quanti gli altri. Bartolini dietro Donesana, viene scavalcato in questo caso in maniera serafica Walter Bartolini e fondamentalmente non tira, non forza. E allora Ruggero è stato raggiunto da Gini, è stato raggiunto anche da Salvadori. Altra chicane che ci mette prima del rettilineo finale, siamo a 4 su 10 ma i tempi si sono decisamente avvicinati e al posto di scappare Ruggero non riesce ad andarsene. A questo punto ci aspettiamo davvero di tutto, occhio anche alla pressione psicologica di questi piloti che si trovano a battagliare lì davanti, con un Salvadori che ha sicuramente un'esperienza che è molto più importante rispetto agli altri due e ha una... cercherà di avere una forza interiore, dovrà trovarla sicuramente, visto che ha una moto inferiore da un punto di vista prestazionale, da un punto di vista dei cavalli, ma sicuramente sta cercando di battagliare da sé, come sta facendo Boccelli dietro, guardatelo, con le unghie e con i denti. Super Boccelli sta provando a rientrare anche lui, con Perri che se la sta giocando con il gruppone, stanno provando a ritornare un po' davanti. Perri e Boccelli non sembrano avere quel passo ma stanno sicuramente dicendo la loro, come hanno fatto durante tutta la stagione. Intanto attenzione perché Gini va largo, Salvadori lo passa, Luca Salvadori passa Gini, vediamo intanto Gini che impennando prova ad andare a scontro, a sorpassarlo, vediamo all'uscita dalla curva prima del rettilineo Salvadori ha passato Gini con una manovra sapiente, saggia. Super Luca Salvadori si mette in seconda posizione. Ancora stretto contatto, largo, va largo Gini, attenzione perché siamo a 4 su 10, allora adesso tra un po' andranno a tagliare il traguardo per il 5 su 10, siamo praticamente a metà gara, attenzione perché davanti c'è Ruggero, Salvadori ha scavalcato Gini, Gini si è messo di nuovo in protezione della posizione ma deve cercare di risalire con Donesana che si sta facendo forte alle sue spalle. È una gara che veramente può dire di tutto fino alla fine, che siamo a metà, con Luca Salvadori che sta cercando di tenere il passo di Ruggero. Ricordiamo che Ruggero in gara 1 della Race Attack 1000 ha fatto davvero il bello e il cattivo tempo, sparigliando la concorrenza, distruggendola, anche perché poi Vox aveva bisogno di quei punticini pochini per vincere la sua classifica di competizione. Ma andiamo con Salvadori che sta tentando di ruggire, di andare a capire quali possono essere il momento, quale può essere il momento più propizio per andare a scavalcare il diretto contendente che è in questo momento Nicola Ruggero. Lo sta tampinando, sta iniziando a mettergli sì alle spalle e lì la cornice di pubblico è straordinaria, mozzafiatanti. Trofeo MotoEstate hanno veramente regalato per tutto l'arco dell'anno. Intanto attenzione a Cristini che mi sembrava si fosse quasi fermato. Perri, andiamo live anche con lui, si è fermato Cristini, Gianpaolo, ma Perri sta cercando di risalire la china, vediamo se riesce a farlo con continui strappi, con continue accelerazioni. Tanto andiamo ad indugiare un po' alle spalle, Gini ha ricucito subito lo scrappo, il gap con Salvadori, e con Salvadori che si è messo davanti, attenzione, Salvadori si è messo davanti al buon Ruggero che adesso probabilmente magari gli passa alle spalle. Eccolo lì Ruggero, attenzione perché qui pinza Ruggero, va dritto Ruggero, va dritto Ruggero, perde diverse posizioni Donesana, vediamo se lo infila anche Bartolini, sì, lo infila Bartolini, è andato Salvadori, Salvadori davanti, tra poco compare 6 su 10 e allora Luca Salvadori adesso è on fire, adesso deve dare tutto quello che può, tutto quello che riesce per cercare di tenere per cercare di regalare un sogno a tutti quanti coloro i quali fanno il tifo per lui, anche perché ha promesso una sorpresa che svelerà alla fine della gara dovesse vincere. Salvadori davanti, dietro Gini, si è messa male per Ruggero che era primo, è andato dritto al curvone prima della chicane finale, però mi sembra che Salvadori abbia alzato la mano. No, forse ho visto male, adesso cerchiamo di capire. Mi sembra di no, invece ho visto male, mi sembrava che avesse alzato la mano Salvadori. E allora andiamo in on board con Bartolini che cerca di far fuori Donesana, non ci riesce, che perché Donesana ha una potenza interessante a livello di moto e adesso deve difendersi anche dall'attacco di Ruggero. In questo momento Bartolini è quinto, non è più quarto, qui sì che alza la mano qualcuno, e allora avevo visto bene, forse c'era già qualcosa. E sì, c'è bandiera rossa, si vede in lontananza bandiera rossa. Andiamo on board con Salvadori, a questo punto bandiera rossa, verranno mantenute queste posizioni e molto probabilmente si riparte da queste posizioni per una restart che sarà velocissima. 4 giri ci hanno fatto davvero sognare, ecco qua il problema, la caduta che c'è stata all'interno del giro. E allora bandiera rossa, evidentemente piloti che si metteranno infilati, impilati per aspettare, per capire quale può essere il momento più propizio. A questo punto ci aspetta una gara nella gara. Andiamo comunque a vedere qualche on board da parte di Luca Salvadori, che adesso presumibilmente entrerà in pit lane, e infatti ha decisamente decelerato, hanno alzato tutti la mano. Vediamo i diversi piloti vengono riproposti che stanno rientrando tutti in pit lane in attesa poi che ci sia una restart che sarà velocissima. E a questo punto mi aspetto davvero ferro e fuoco, scintille, una gara, una parte di gara che sarà interessantissima, quanto bellissima, tra piloti che hanno battagliato. Io lo ripeto, c'è stata un'alternanza con Gini davanti all'inizio, con il buon Ruggero, poi con Salvadori che da qualche giro a questa parte era andato davanti. Rieccoci ai nastri di partenza. Salvadori parte davanti, si riparte dalle posizioni che avevano classificato i piloti fino al sesto giro. Salvadori davanti, occhio allora a questo punto anche a Ruggero che partirà decisamente alle spalle, visto quel dritto che ha fatto prima dell'ingresso della chicane dove aveva provato a scavalcare Salvadori ma se n'è andato lungo. Occhio anche a Bartolini che parte dalla quarta posizione e può insidiare la bandiera rossa lì davanti. Si va al meglio di quei 4-5 giri che saranno fondamentali per reclutare e sancire il vincitore di questa competizione, di questa gara. Si sta per partire, si accendono i semafori, si spengono, via, partiti, via. Molto bene, mi sembra Salvadori con Gini che prova ad entrare, stuzzicato Bartolini, segue praticamente Salvadori nella traiettoria e si trova in seconda posizione Bartolini, con Salvadori che a questo punto prova da subito un allungo. Chissà che sia un allungo interessante, perché Salvadori ne necessita, perché Salvadori ne ha bisogno. Occhio perché sono decisamente alle spalle Gini e Ruggero. Bartolini ha avuto davvero un buono spunto, tutti e due, chi partiva dalla casella 1, chi partiva dalla casella 4, parte di tracciato assolutamente interessante, è riuscito poi a stringere benissimo. Intanto andiamo on board con Remoto che anche lui ha avuto un buono spunto e sta cercando di risalire la china per quella che è la classifica di competizione che a lui più interessa. Lo abbiamo visto molto concentrato nelle interviste pre-gara, adesso chiaramente può essere che sia cambiato qualcosa, lo vedremo, lo capiremo anche e soprattutto con quelli davanti che stanno menando le danze. E io sto vedendo qualcosa di interessante perché, ripeto, Gini si trova terzo, quarto Ruggero, ma si è messo secondo Bartolini che non vuole saperne di mollare la posizione e chissà che non cambi ulteriormente la gara. Noi ricordiamo che Bartolini, Walter, è leader, ha vinto poi la classifica di competizione, la 1000 l'ha vinta stracciando la compagnia, una compagnia che comunque era dinoccolata con persone come Gabriele Perri, eccolo qui inquadrato, che ha avuto qualche problema in quel di Magione ma che sta cercando di rifarsi con i debiti scongiuri anche all'interno di questa gara. Occhio perché Salvadori sta provando un cenno di minifuga e potrebbe fare tutta la differenza del mondo anche l'esperienza del pilota che si è messo davanti. C'ha dietro Bartolini che fondamentalmente per ora non lo insidia ma che può essere molto importante. 2 su 5 e inizia a vedere la fine Luca Salvadori. Salvadori che è stato praticamente in testa per nemmeno metà giro fondamentalmente dall'inizio della gara, li ha studiati tutti quanti, li ha visti, li ha guardati, li ha sgrezzati e poi Adesso vediamo quello che succede, perché Bartolini gli si sta facendo vicino. Se Bartolini al passo come ha avuto nella BDB per poter cercare di andare a contendere la vittoria a Salvadori, diventa una gara bellissima, ma vediamo anche nelle retrovie c'è grande competizione con Boccelli che sta cercando di darsene di santa ragione con i diretti contendenti. Andiamo in on board con Iari Remoto che cerca di risalire anche lui la china, si sta creando un inframezzo interessante come era già successo fondamentalmente per la specie di gara 1 fino a quando non c'è stata la caduta che ha comportato la bandiera rossa e quindi la restart, ma Salvadori sta cercando di aumentare e Salvadori lo sta facendo e Salvadori ha messo tra sé Bartolini in questo momento 1,2 secondi che è manna oro per lui. Perri, andiamo anche lui on board con Gabriele Perri che sta cercando con la sua motona di tenere il passo, di andare avanti, di proseguire, di creare e di crearsi punti ulteriormente interessanti anche in vista della prossima stagione, anche perché c'è bisogno di rilanciarsi e lui lo farà quasi sicuramente, proprio Gabriele Perri, mentre Salvadori cerca di andarsene. Che distacco, occhio a Gini che ha passato Bartolini intanto, però mi sembra che sia andato dritto, vediamo se riesce a rimettersi davanti. Intanto Salvadori ne approfitta, si è messo, no, infatti ve l'ho detto, Gini è andato troppo lungo, si è rimesso davanti Bartolini, ne approfitta Salvadori, 2,2 secondi di distacco da parte di Luca Salvadori che si vede davvero ad un passo da una di quelle vittorie che sarebbe epiche, anche per come ce l'ha raccontata lui, anche per tutte le condizioni dal punto di vista climatico, anche e soprattutto per la moto che sta utilizzando, questa naked bellissima con la quale sta cercando di portare a compimento quello che è un sogno, quello di vincere in questa 1000, dei trofei MotoEstate che ci hanno regalato tante soddisfazioni, ma l'hanno fatto la Race Attack, l'hanno fatto tutte le competizioni, la 600, la 300 classe viva, con competizioni che si sono decise al fundicotone, all'ultimo secondo. Grazie davvero ai trofei MotoEstate, grazie in questo momento a Luca Salvadori, grazie a tutti quanti i piloti della 1000 che stanno regalando questo grande sogno. 3 su 5, ma Salvadori sta facendo un vuoto, questo vuol dire che forse Bartolini non ne ha per stargli dietro e soprattutto si stanno accontentando anche i due dietro, cioè Gini e buon Ruggero, che non riescono nemmeno a fare il solletico a Bartolini. Questa è una cosa incredibile, ma noi lo sapevamo, le restart sono così, può succedere di tutto, sta succedendo l'imponderabile. L'imponderabile in questo momento è proprio che non riescono a star dietro a Salvadori, con Perri che sta cercando di risalire la china, l'abbiamo detto, l'abbiamo sottolineato in precedenza, anche Boccelli in coda, sta cercando veramente di dare il massimo, di dare il meglio che può, il meglio che riesce. Perri li vede i piloti là davanti, non riesce a ricongiungersi, allora a questo punto probabilmente si accontenterà della posizione che ha. Qui andiamo a inquadrare il gruppetto dei secondi con Bartolini che lo guida, lo capeggia, tra poco leggerete 4 su 5 perché Salvadori passa, perché a Salvadori manca un giro per coronare, scusatemi, per coronare quello che è un grande obiettivo, quello che è un grande cimelio, quello di vincere questa gara in quel del Cremona Circuit. 3.700 metri di percorrenza, in questo momento ne mancano 7.000, sofferenza allo stato puro per Luca Salvadori che però al posto di diminuire il vantaggio lo sta aumentando in maniera considerevole, incredibile quello, la cosa alla quale stiamo assistendo. Chi era terzo e quarto che ha conteso a Salvadori in quella piccola parte di gara davanti i primi 6 giri non riesce a tenere il ritmo, non riesce a stare dietro a Luca. Intanto andiamo ancora con Iari Remoto che sta provando ad agganciarsi a Boccelli, a quel gruppo, ma non ci riesce, manca davvero poco a questo punto, 5.000 metri di percorrenza, risulta davvero difficile per quei piloti che non sono a contatto pensare, a meno di un errore di quelli che sono davanti, riavvicinarsi, riallinearsi. Ci sta provando ad esempio Ruggero con Gini, ma non ce la fa nemmeno lui. Abbiamo visto gran bel rapporto comunque nel paddock, guardate lì che bella la cornice di pubblico del trofeo MotoEstate, che bello questo Cremona Circuit, che bella giornata, anche se un po' uggiosa, anche se il giorno prima ha piovuto e anche se siamo stati la caduta di Bartolini, mi sembra Bartolini, la caduta di Walter, e a questo punto mi sembra di vedere non strada spianata, spianatissima per Luca Salvadori. Peccato, non si giocava nulla. Walter Bartolini già vincente di competizione in 1000 con Donesana che sta provando a risalire in quarta, e fondamentalmente le sfide sembrano essere per la seconda e per la terza e per la quarta posizione. Siamo al final lap, Salvadori ha un vantaggio di 3,5 secondi, Ruggero si fa vedere in uscita per cercare di prendere una bella staccata, magari per spaventare in qualche maniera Gini, per prendersi la seconda posizione, ma Salvadori è ben saldo davanti e adesso sono veramente 3.400 metri a questo punto di fuoco, fuoco e fiamme per Luca Salvadori, per Gini e dietro anche per il buon Ruggero che sta cercando di risalire in qualche maniera la china, forse ci riesce, forse no. L'importante per Salvadori è continuare ad andare così e possiamo dirlo, una benedizione quella restart per Luca Salvadori, che ha incredibilmente cambiato passo e lo ha fatto in una maniera mirabolante, sensazionale. Non ce n'è stata per ora per nessuno e forse non ce ne sarà più per nessuno quando siamo a metà giro. Luca Salvadori continua fondamentalmente a trattoreggiare con il suo motone, con il suo Ducati. Guardate che belle queste immagini, tanto ci viene fornita un'immagine del super Walter Bartolini, lo ricordiamo, vincitore di competizione, non ha perso nulla, lo possiamo dire assolutamente. Remoto sta cercando in qualche maniera di riprendersi, di risalire, e allora dai Iari, provaci anche tu. Dietro intanto cercano di contendersi, mentre Perri sta cercando di concludere anche lui il giro e tra poco vedrete sfrecciare assolutamente il buon Luca Salvadori. Perri, una staccata che è fondamentale in questo caso, vince Luca Salvadori, impennatona di Luca Salvadori che vince, stravince. Secondo Gini, terzo Ruggero, impennano tutti, sono contenti, tre wild card, ma che bello spettacolo, che bello il Cremona Circuit. Donesana arriva quarto alla fine, dietro vediamo che arrivano a catastarsi Boccelli, Perri, Remoto, tutti i grandi contender. Vince Luca Salvadori, secondo c'è il buon Gini, terzo arriva super Nicola Ruggero.